10.000 tifosi al picchi, un migliaio gli ospiti e troppi cori da censurare. Livorno all'addio casalingo, Lazio a caccia di salvezza aritmetica e terza vittoria esterna consecutiva. E arbitro Gava di Conegliano dopo scontro fortuito alla ricerca del respiro smarrito. Il primo tentativo è di Rocchi, punta con Floccari nel 3-5-2 di Rei, ha squalificato Zarate. Tredicesimo, biancocelesti ancora avanti, 1-2, Mauri Kolarov. Assist per Tommaso Rocchi, tocco vincente 1-0 per la Lazio. Sesta rete dell'attaccante veneziano, 91esima in carriera, Rocchi che brucia Mozart e Vitale nell'area piccola beffando De Lucia. Diachite sostituisce l'infortunato Lichtensteiner, botta al capo e Lucarelli si lamenta per l'impatto aereo con Ledesma. 33esimo, sussulto Amaranto in speculare 3-5-2 come modulo tattico, Raimondi centra da destra e il piedino di Cristiano Lucarelli è intuitivo 1-1 per il capitano livornese perso da Biava, 35 anni ottobre, decimo sigillo stagionale, 119esimo in Serie A, sospetto fuorigioco per Lucarelli, ma Gava convalida. Finale di tempo, fulmine del serbo Kolarov, spento dal volo del portiere di casa De Lucia. Sull'angolo che ne segue un po' di tamburello, poi la respinta di Vitale è intercettata da Cristian Brocchi, destro radente imprendibile d'applausi. Primo gol stagionale per il 34enne centrocampista, undicesimo per gli annuari, 2-1 per la Lazio. Ripresa, Livorno con Bergvold per Mozart e dopo un minuto con Daniele Vicius per Lucarelli. Ultima recita nel vecchio stadio all'Ardenza, 103 partite in Amaranto, omaggi della curva e un po' di commozione. Sedicesimo, il danese Bergvold ci prova, invano, così nel finale con Vitale che scalda Muslera e Bellucci che lo impegna a terra. Vince la Lazio che si salva alla penultima giornata contro il Livorno già retrocesso. E dunque toscani che adesso proveranno a tornare subito in Serie A, chiaramente rinfrescando, ringiovanendo la squadra, ma non si sa ancora se con Spinelli come patrone. Lazio che aveva cominciato benissimo la stagione con la vittoria a Pechino in Supercoppa contro l'Inter, poi tante delusioni, tante polemiche recenti, ma ora con la salvezza aritmetica dovrà cercare di guardare il futuro. I talenti non mancano, linea a Roma. Grazie Amedeo.